Signori, per gli amici di YouTube che stanno rivedendo questa live ricaricata, vi chiediamo di lasciare un bellissimo like per supportare, di commentare, ma in maniera educata, perché ora vi dirò un Ma disclaimer, soprattutto assolutamente. iscrivetevi al Esatto. canale qui e su Twitch, attivate le notifiche, le campanelline Ovunque. ovunque. Perciò, ragazzi, i contenuti riportati nel video potrebbero non essere adatti a persone estremamente sensibili a causa degli argomenti trattati. Consigliamo pertanto la visione ad un pubblico adulto. Ricordiamo inoltre che non sussiste alcuna intenzione da parte nostra di sostituirci esperti del settore. Non siamo giornalisti d'inchiesta, Non siamo criminologi, più. giudici o avvocati. Questi contenuti sono realizzati puramente a scopo di intrattenimento e di confronto, con la volontà di fornire informazioni il più possibile corrette e veritiere. Vi invitiamo dunque ad essere obiettivi, ma soprattutto gentili e umani nei commenti sotto al video. Grazie. Ringrazio anche Swag. Dopo, alla fine del, magari della live, ve lo diciamo, perché adesso è il momento di raccontare il caso. Che ne Certo, dici? grazie per l'abbonamento Grazie, siamo regalato. arrivati a, Sì. comunque a quello che ci siamo detti qui. Perciò dopo vi diremo. Benissimo, ragazzi. Allora, come vi dicevo, siamo nel 2014, precisamente il 24 gennaio. Una giornata come tante per la maggior parte degli abitanti di Castigliole d'Asti, quindi siamo ad Asti in Piemonte. Ma proprio quel giorno una terribile scoperta sconvolse la comunità. Elena Ceste, 37 anni e 4 figli, era scomparsa. La donna, che svolgeva una vita casalinga come tante, tra la scuola, i figli in quattro, era una famiglia numerosa, il mantenimento della casa e anche la frequentazione della chiesa, sembrò a un certo punto svanita nel nulla. Nessuna traccia, nessun segno della sua presenza in qualche luogo lontano da Castiglione d'Asti, all'estero. Nessuna telefonata per rassicurare i propri familiari, i propri amici. Era un comportamento molto strano. Il suo corpo, senza vita, venne ritrovato quasi 9 mesi dopo e il marito Michele Buoninconti fu accusato di omicidio e condannato a 30 anni di carcere. Le accuse: omicidio volontario e occultamento di cadavere. Ma facciamo qualche passo indietro. Cosa è accaduto quella mattina ad Elena? Secondo il racconto del marito, la mattina del 24 gennaio 2014 c'era molta nebbia, aveva nevicato. Siamo a gennaio, naturalmente il clima è molto gelido. Elena Cestra è rimasta a casa mentre il marito Michele era uscito con i figli per accompagnarli a scuola, perché a detta sua, Elena non stava bene, stava poco bene, perché solitamente era lei ad accompagnare i figli a scuola. Erano le 8. Poco tempo dopo la donna fu vista dai vicini nel giardinetto davanti alla propria abitazione. Il cancello era chiuso e lei aveva dato l'impressione di essere uscita di casa solo per un attimo, dato che indossava un abbigliamento molto leggero per essere gennaio, una maglietta a maniche corte, quindi immagino il tempo di magari devi uscire di casa, che so, Prendi due cose sbattere fuori in la giardino. tovaglia, prendere le cose in giardino e rientri. Nulla faceva presagire quello che sarebbe successo. Sempre secondo il racconto del marito, Michele, dopo aver accompagnato i bambini a scuola, si era recato in paese per alcune commissioni. Prima sarebbe andato a chiedere informazioni in comune sull'IMU, poi allo studio medico per documentarsi circa gli orari del dottore. L'uomo era stato ripreso dalla telecamera di sorveglianza della farmacia poco prima delle 8:40. Secondo una tabella oraria redatta dai carabinieri, sarebbe poi rientrato in casa alle 8:45. Buoninconti continua il suo racconto e dice di aver trovato, una volta tornato a casa, l'abitazione vuota e di aver visto sparsi a terra, nella porzione di giardino che va dalla porta al cancelletto, i vestiti della donna, il suo cellulare, i documenti e gli occhiali da vista. Ma di Elena non c'era nessuna traccia. Dopo aver contattato i vicini per chiedere aiuto, Michele sostenne di aver cercato la moglie dintorni dell'abitazione. Ragazzi, pensiamo a una persona che esce nuda praticamente a gennaio, qualcuno avrà dovuto averla vista in giro. Poi chiama i parenti della donna e alla fine si reca dai carabinieri per denunciarne la scomparsa. Quando la donna scompare, appunto, in questa gelida mattina d'inverno e dopo la denuncia del marito, i carabinieri, con l'aiuto dei volontari, iniziano a cercarla ovunque, persino all'estero. Una pista però molto debole, seguita comunque per scrupolo per non lasciare nulla di intentato. Per lo stesso motivo sono stati setacciati campi e boschi.
svuotati i pozzi della zona, scandagliati metro per metro i corsi d'acqua. Ma pensate, ancora non lo sapevano, lei era ad appena un chilometro da casa senza vita, 1/2 chilometri da casa. In un canale di scolo vicino al fiume Tanaro, o Tanaro, a pochi passi dai binari della ferrovia in disuso, si è concluso il 18 ottobre, quindi passarono appunto quasi 9 mesi, il giallo della scomparsa di Elena Ceste. Il mistero, tra segnalazioni, false allarmi, rivelazioni, silenzi inquietanti, si è concluso con il ritrovamento del corpo, o meglio, con quello che ne rimase del corpo. In avanzato stato di decomposizione trovarono praticamente uno scheletro, poco più. L'autopsia indagò le cause della morte della donna e le ha ricondotte ad un'asfissia. I medici però non stabilirono a cosa fosse dovuta questa asfissia, quindi non riuscirono a specificare se Elena fosse morta per soffocamento o strangolamento. Vennero però escluse le ipotesi di avvelenamento e annegamento, oltre che le morti per colpo di arma da fuoco e da taglio. Il referto autoptico stabilì che lo stadio evolutivo del processo trasformativo cadaverico è coerente con l'epoca della scomparsa della donna e che il corpo rimase sempre nel luogo ove furono rinvenuti i resti, quindi Elena è morta al giorno della scomparsa. A quel punto, dopo il ritrovamento, ne è cominciato un altro di mistero. Qual è stata la causa emotiva, il movente della morte della donna? Una disgrazia? Un malore? Ipotesi possibili, ma in realtà scartate praticamente fin da subito. La casalinga, come raccontano le sue amiche, in quel periodo era molto scossa, era turbata, era confusa, stava passando un brutto periodo. Suicidio? Ma neanche questa tesi, sì, non era da escludere del tutto. Pare infatti che la donna dovesse convivere con dei sensi di colpa sempre più pesanti a causa di una o più relazioni clandestine, che si scopriranno appunto dopo, insomma, le indagini. Poi si racconta bene la sua vita, certo. Perché sembra così. Esatto, no, infatti adesso accenno già qualcosa. Il marito dichiarò che proprio la sera, prima di sparire, Elena aveva manifestato i segni di un disagio psicologico, riferendo di aver ricevuto alcuni messaggi che la preoccupavano e di sentirsi sotto pressione. Aveva molti pensieri che la turbavano. Secondo quanto riportò ai tempi chi l'ha visto, già nell'ottobre precedente alla scomparsa, Elena avrebbe detto a una vicina di essere stata tradita da una persona che credeva amica. Queste prime informazioni quindi fecero pensare che la donna si fosse in un primo momento allontanata, poi tolta la vita, in preda appunto a un delirio psicologico. Ma se invece si trattasse di omicidio? Infatti, poco tempo dopo il ritrovamento del corpo, il marito di Elena Cessa, a seguito ovviamente delle indagini, Michele Boninconti, venne iscritto nel registro degli indagati. L'ipotesi di reato era quella di omicidio volontario e occultamento di cadavere. Già nei mesi della scomparsa, i RIS avevano infatti operato delle perquisizioni e accertamenti nel garage di casa della famiglia Ceste e sull'auto di cui disponeva il marito. Quindi il dubbio comunque c'era già su di lui, insomma, le indagini erano già andate avanti. Ovviamente dopo il ritrovamento del corpo, adesso vedremo il perché, si hanno avuto insomma le prove che lui poteva essere coinvolto nell'omicidio, nella scomparsa della moglie. Le indagini portarono nel gennaio del 2015 all'arresto del Boninconti, che venne giudicato colpevole in primo grado dal GUP di Asti e dalla Corte d'Assisi di Appello di Torino. Gli fu inflitta una pena di 30 anni di carcere. Dopo la richiesta di ricorso, il caso arrivò in Cassazione. Nel maggio del 2018 la Corte confermò la condanna a 30 anni. I giudici stabilirono che la colpevolezza di Boninconti è l'unica possibile lettura da dare allo svolgimento dei fatti. Secondo la ricostruzione fatta al tempo dalla Cassazione e fornita nelle motivazioni che accompagnarono la sentenza, l'imputato commise il delitto e poi occultò il cadavere, compatibilmente con il falso alibi già predisposto. Vi ricordate che vi ho appena accennato che lui è andato a accompagnare i bambini a scuola dicendo che lei non stava bene, è andato in comune, poi è andato dal dottore per farsi riprendere dalle telecamere probabilmente, seguendo una serie di azioni ben studiate così da poter essere eseguite in continuità senza una cadenza sul filo di, secondo una cadenza proprio sul filo di minuti.
L'uomo, però, si è sempre dichiarato innocente. E secondo la difesa le cose non sarebbero andate come stabilito dalle sentenze. Secondo la difesa, perché vi leggo anche questo, Elena Cesta è morta per assideramento, ha detto la criminologa Franco che lavorava proprio per la difesa. Le risultanze autoptiche investigative pesano tutte sul piatto della bilancia dell'allontanamento volontario della Ceste, impresa una crisi psicotica caratterizzata da allucinazioni uditive e da un delirio persecutorio. La mattina del 24 gennaio la Ceste si denudò e, mossa dal timore di essere portata via di casa, timore che costituiva l'essenza del suo delirio, prese un'iniziativa. Scappò e si nascose i suoi fantomatici persecutori in un tunnel di cemento del rio Mersa. Inconsapevole del fatto, a causa della sua condizione psichica che aveva viziato la sua capacità critica, che il freddo avrebbe potuto ucciderla. Vi ho detto anche questo proprio perché vorrei che poi voi vi faceste una vostra idea. Ripeto, lui è stato condannato e tutte le Non è in prove portano. carcere. Esatto. Però vorrei che comunque affrontassimo anche questa questione della sua Certo. condizione psichica in quel momento, perché effettivamente poteva essere molto debole, confusa, magari anche delirante. Magari c'è Questo anche non una toglie ricostruzione adesso, che il marito possa averla comunque uccisa lui. Sto no? per Poi lo fin capirete comunque il se perché lei si aveva imputa delle questa cosa. relazioni, dei sensi. Ah, tra poco concludo. Queste motivazioni si basano sul fatto che probabilmente Elena, quello che stava per anticipare Tony, avesse una seconda vita. Il suo matrimonio si scoprì che non le stava stretto, era letteralmente soffocante. E io, questa è una nota che ho scritto io, ho detto curioso che poi probabilmente fu soffocata per essere uccisa. Cioè, ho proprio ritrovato questa similitudine. Il vigile del fuoco, Michele Buoninconti, il marito era vigile del fuoco, era geloso, possessivo. Pensate che contava i soldi per la benzina dell'auto di sua moglie, controllava i chilometri percorsi. Spesso lui teneva in tasca il telefono di sua moglie. Era successo anche 4 giorni prima dell'omicidio. Teneva il conteggio di qualsiasi spesa di casa, addirittura le tagliava lui i capelli per evitare di spendere i soldi dalla parrucchiera. Elena non lavorava, non andava in vacanza, non aveva alcun tipo di svago per se stessa. L'unica fuga dalla realtà la trovò su Facebook, attraverso il quale ritrovò vecchie amicizie e probabilmente instaurò anche appunto delle relazioni extraconiugali. Quindi per Michele Elena sarebbe stata dunque la moglie da raddrizzare al punto tale da ucciderla, il marito che ha scoperto il tradimento e che non poteva sopportarlo. Anche nel paese di poco più di 6.000 anime, le chiacchiere sulle presunte scappatelle della donna erano diventate ormai insistenti. Elena sapeva di quei pettegolezzi, lo aveva anche confidato a un'amica. Sono sulla bocca di tutti, ho sbagliato. Si era confidata anche col parroco della chiesa del paese. Quindi lei era schiacciata dal peso di questi peccati, perché per lei erano peccati, anche se non poteva fuggire in altro modo da questa sua vita soffocante. Vi racconto e poi chiudo qui perché Michele è stato poi condannato a alcune tra le contraddizioni e le prove, tra tutti i vestiti che sono stati la prima contraddizione in questa storia che raccontava lui che non, veramente non aveva un filo logico. Michele aveva consegnato ai carabinieri degli abiti troppo puliti e profumati per essere stati abbandonati a terra, perché lui disse: "Io sono tornato e ho trovato gli abiti a terra, erano troppo puliti, quindi probabilmente ne ha presi dall'armadio, insomma." Ha comunque costruito un castello di depistaggi, di menzogne e oltretutto pensate che c'è questo mistero che gira intorno al cane di Elena, che è stato dato via probabilmente, ragazzi, per evitare che trovasse la sua padrona. Cioè, il cane era talmente affezionato ad Elena e viceversa che probabilmente Michele l'ha dato via perché aveva paura che questo cagnolino sarebbe andato alla ricerca della padrona e ovviamente seguendo le tracce probabilmente l'avrebbe anche trovata. Fu incastrato anche dalle celle telefoniche e alcune sue dichiarazioni Intercettazioni. intercettate, esatto. Oltretutto, ragazzi, un punto proprio cruciale di questo caso è il fatto che Michele iniziò ad instaurare un rapporto molto particolare con i giornalisti e con la stampa. Si è fatto intervistare tantissime volte, fece moltissimi collegamenti televisivi, in alcuni di essi ha affermato che Elena fosse stata portata via dalla Madonna o dagli alieni. Ovviamente queste cose gli si sono ritorte contro.
appunto, come vi dicevo, un rapporto molto controverso con i giornalisti, parlava solo con quelli che sostenevano la sua tesi e gli altri li insultava letteralmente anche in diretta TV. Ovviamente, come capirete poi voi, c'è anche un po' un'ignoranza proprio anche culturale di fondo di questa, di quest'uomo, certo, un po' di questa famiglia, quindi proprio si percepisce, evidente. E quindi qui concludo la mia introduzione e il contesto, insomma, la panoramica della storia. Quindi abbiamo capito, vi siete fatti un po' un'idea di quello che è un po' la storia? Ci siamo? Possiamo partire? Vi piace se faccio le intro un po' più così, un po' più narrate, un po' più racconto, mi piace di più. No, non voglio permettermi di disturbarti mentre fai la intro. No, un po' più discorsive. Va bene, signori. Andiamo. Aspetta. Ditemi l'audio se va bene, è troppo alto. Luciano? Che è? Niente, sì, è stato trovato un corpo, però non si sa niente. È in avanzato stato di decomposizione. Sin da subito gira la voce che potrebbe essere lei, che potrebbe essere Elena. La signora Elena Aceste era una madre di famiglia, una signora con una vita normale. E ha fatto sospettare che ci fosse qualcosa di grave nella scomparsa. Se qualcuno l'abbia presa, che la riporti a casa, perché questo è il suo posto. Beh, un po' strano lui, eh? È di Elena Aceste il corpo ritrovato in un torrente poco distante dall'abitazione di famiglia. È stato difficilissimo per la famiglia Aceste. Per loro è stato un viaggio veramente Bruzzone. Nell'angoscia e nell'orrore. Da chi è stata portata? Da una persona che compare sul telefonino di mia moglie. Me lo dovete fargli dai carabinieri, perché lo sanno loro, perché io non posso accusare una persona. Lui diceva cose a caso. Certo di essere in pericolo a questi livelli. La donna di casa che però ha una doppia vita. L'uomo timorato di Dio che però si fa prendere dall'ira. Elena Aceste è stata uccisa, ne sono convinti i magistrati. Il marito è in... Sì, avevano figli, sì, sì. Volontario e occultamento 4. Di cadavere. Io sono innocente. Io non ho fatto nulla per meritare questo, Gianva. Ragazzi, un caso... Poverino. Pesante, eh? 24 gennaio. 118 Cuneo, buongiorno. Mica avete qualche denuncia di quella persona scomparsa? Perché non trovo mia moglie a casa stamattina. Dopo... Ma io lei così io sto parlando. Poi non blocco più. Cioè, ma uno che chiama il telefono e dice... No, è quello che... Mica avete qualche denuncia di qualche persona scomparsa? Sei tu che devi denunciare tua moglie. Vabbè che c'è dell'ignoranza probabilmente di fondo. E quello che vi dicevo è che però, capita cazzo, anche dal linguaggio. Mi sembra uno che è già in difficoltà, di cui non sa come chiamare i carabinieri, perché magari ho fatto un... Cioè, vabbè, comunque. Io sono Buonincontri Michele. No, non abbiamo denunce di persone scomparse. Sì, è qualcuno che fosse venuto in ospedale, che non sanno chi sia. Ma, scusi, perché mia moglie è andata via senza documenti, senza niente da casa stamattina. Ma allora faccio una cosa, contatti i carabinieri. Sì. Il 24 gennaio 2014 a Castiglione d'Asti, che è un piccolo paesino nelle Langhe, 6.000 abitanti, dove si conoscono tutti, scompare una donna. Questa donna è Elena Aceste. Giusto, Andre. È giusto quello che ha fatto. Ha 37 anni, è conosciuta da tutti come una madre di famiglia molto amorevole, ha 4 figli a cui si dedica tutto il tempo e nessuno ha idea di cosa possa essere successo. Nel gennaio del 2014 ero procuratore della Repubblica ad Asti.
La prima notizia che riguardava la signora Elena Aceste è arrivata come una notizia di una scomparsa di una donna, di una madre e una moglie. Le prime informazioni che sono state raccolte sono quelle che ha dato il marito, Michele Buoninconti, ai carabinieri. Mi dica esattamente quella mattina che cosa ha fatto. Partiamo dalla colazione. Sentiamo, eh? Tutti insieme. Tutti insieme, sì. E poi i bambini hanno iniziato a scendere in macchina e io li ho seguiti per accompagnarli a scuola. Perché mia moglie mi aveva detto che dovevo accompagnarli io perché non si sentiva bene. Michele, preoccupato... Sono anche gli audio comunque. Aveva deciso di portarla dal medico. Ora, noi dobbiamo ricordare che la Ceste aveva 4 figli, che nel momento in cui loro fossero andati a scuola, lei sarebbe rimasta a casa a fare le faccende e a preparare un pranzo. Mia moglie aveva per me uno stato di confusione. Ma cosa le ha detto? Mi ha detto tante cose che non avevano un senso logico. Sua moglie le ha chiesto di accompagnare i bambini a scuola. Sì. Era una cosa che succedeva normalmente, che lei di li accompagnasse. Andava sempre mia moglie, al mattino. Ragazzi, Buoninconti era strano. Anni prima dalla provincia di Salerno e aveva iniziato a lavorare come autista dei pullman, insomma. Lei era salita sul suo autobus. Sì, si erano conosciuti così. E poi avevano iniziato a frequentarsi. Poi era riuscito a diventare vigile del fuoco. I suoi figli lo vedevano quasi come un eroe. Michele Buoninconti era un vigile del fuoco e vivevano in campagna a Cossigliole d'Asti. Era una famiglia apparentemente felice. Infatti, i familiari della Ceste hanno descritto una famiglia dove tutto funzionava per il meglio e una figlia felice. Lei è la criminologa della parte della difesa, la Franco. E quindi mia moglie mi dice non li portare a scuola i bambini. Ho detto come non li devo portare a scuola? Mi ha svegliato per quel motivo lì, perché non devo portarli a scuola. Ha detto che si controllavano i bambini. Ho detto mi spieghi cos'è che ci controllano i bambini. Ho detto sì, ci controllano, cosa vuoi dire? E che ce li controllano. A quelle parole ho detto Elena vieni su, sali con me come in macchina, andiamo qua insieme a portare i bambini a scuola, passiamo anche dal dottore, perché io non ti voglio lasciare da sola a casa. E lei mi ha risposto che il dottore non c'era al mattino presto. Grazie Giulia. Grazie mille. Ciao Slave. Ciao Slave. Boh. Quindi porta i figli a scuola e poi non torna immediatamente a casa, ma è questione di qualche minuto, perché passa dal municipio, il comune di Costigliore, per informarsi sul pagamento dell'IMU e passa anche dallo studio medico, il medico di famiglia, per vedere quali erano gli orari di ricevimento, perché era preoccupato per le condizioni della moglie. Lui racconta di aver fatto questo e poi di essere tornato a casa. Il medico c'era. Questa è la villetta. Okay. No, lui vuole solo consultare gli orari. Cancello, sono entrato, io ho parcheggiato, sono sceso dalla macchina e mi avvio verso casa. Nel momento che sto per entrare in casa vedo il maglione per terra di mia moglie. Che è pulitissimo. Sto combinando questo qui. Vicino al cancello Michele trova le calze, i pantaloni rovesciati e le mutandine. E una maglietta in reggisino. Gli occhiali che erano sul muretto li trova in un secondo tempo. È una scoperta che chiaramente lo fa preoccupare, perché ha capito che la moglie non stava bene. Era una persona molto miope. Questa signora ovunque andasse, anche in casa, aveva sempre gli occhiali. E quindi è singolare che andasse via senza vestiti, ma anche soprattutto senza gli occhiali. Comincia a cercarla all'esterno, non la trova, entra in casa, la cerca in casa. Poi che fa? Chiama la vicina
E la vicina dice di non aver visto Elena, che Elena non era lì. Da lì l'ipotesi che è ragionevole, che la donna si fosse allontanata o fosse stata portata via totalmente senza vestiti. Poi come è stata ritrovata? Nel momento che vado. Nuda? Ma era uno scherzo praticamente. Dove, il posto dove parcheggiamo. Però non c'erano vestiti. E il mio sguardo. Credo. La macchina dove la parcheggio? La parcheggio qua, sempre qui sul cemento, qui. Sotto al balcone, lì. E mi sono diresso, cioè il mio sguardo ha puntato quel maglione di mia moglie che era lì vicino al tombino. Vabbè, c'è del, questa enfasi sbatto, nel raccontare, far entrare in casa, far disfare. Si sarebbe allontanata, nell'ipotesi di allontanamento volontario, a piedi. Difficile. 4 gennaio, raga. In quelle condizioni, cioè senza vestiti, potesse aver preso un mezzo pubblico. Vennero fiutati dai cani vari indumenti della Elena Ceste e tuttavia, nonostante tutti i tentativi, non riuscirono a seguire delle tracce. Perché è stata portata in macchina, non è andata via a piedi. Solo che per macchina. Cercare di capire meglio quale poteva essere il motivo della scomparsa, dell'eventuale allontanamento volontario di Elena Ceste, si è cercato anche di capire che personalità avesse. La famiglia di Michele e di Elena era una famiglia molto semplice, di quelle di una volta. Questo è il... E loro coltivavano, facevano già, giusto, è vero. Si autosostenevano. Sì, si autosostenevano, raga, ecco. Sì, avevano gli animali, una famiglia... appunto anche un po' contadina, insomma. Facevano poco la spesa, mi pare, no? La vita di relazione della coppia Ceste e Buonincontri è una vita di relazione ridottissima. Elena annota sul diario qualunque cosa accade, quante uova ha venduto, quanto denaro ha speso, quando... Tutto. Fa tutto. Lui addirittura le taglia i capelli, cioè non va neanche dal parrucchiere, lei. Era ritornata questa dimensione un po' contadina, rurale di un tempo, tutto fatto in casa. Quando i nonni regalano il computer, che Elena comincia a utilizzare, poi sarà lei a insegnare ai figli come farlo, si muove qualcosa in Elena. Torna quella Elena precedente all'incontro con Buonincontri, quella che voleva vivere, quella che voleva avere emozioni, che voleva provare sentimenti. Cioè, si è rinchiusa. Perché gli si apre nuovamente una finestra sul mondo. Quindi scopre Facebook, come abbiamo detto prima. Eh sì, comunque è un portale per il mondo esterno per lei. Sì, del computer. Come Gypsy, come in tanti casi. Esatto. Le relazioni che la donna aveva con degli uomini. Ma anche solo per scrivere, capito? Per svagarsi. Le consente di dedicare del tempo a sé, di coltivare delle relazioni fuori dal controllo del marito e di riappropriarsi di una parte di Elena che non esisteva più. Esatto, perché è dedicata tutta al marito e ai figli. E poi in che modo? Elena, nei miei ricordi, aveva sì quel sorriso timidissimo e ogni volta che chiedevo facciamo questo, lei rispondeva sempre decidi tu, fai tu. Era timida da ragazza. Aveva quel sorriso che proprio... Lui è un amico. Una bambolina proprio da abbracciare, da spupazzare. Quello è il mio ricordo più bello che ho. E lui, eh? Sì. Pensa a te. Piccolini. Ho conosciuto Elena Ceste nel 1991. Siamo rimasti insieme un anno e mezzo. Ci siamo stati fidanzati. Su Facebook. Vedi. Ah, quello che. Esatto, che riscriveva i suoi vecchi. Sì, vecchi amici, vecchi amori. Per parlare con qualcuno. Esatto. Magari da sola la sera o cercava di trovare qualcuno e chiacchierare, fare qualche chiacchierata. Non... Stava in casa, ragazzi. Il marito faceva i turni di notte e anche lei stava a casa. Ma poi in che modo c'era? Succube. Sempre una. Volevo rincontrarla con la mia famiglia. Non mi sono mai proposto di andare a trovarla da sola. Ma lei mi ha sempre risposto no, mio marito è geloso e io... E quando mi ha risposto così ho detto ho lasciato perdere, non ho insistito. Si è allontanato anche lui. Nel 2013 Michele e Elena hanno una prima crisi coniugale. Probabilmente Michele aveva scoperto qualche amicizia particolare della moglie, ecco.
Però in un certo senso riescono ad andare avanti, riescono a superare questo momento e a tenere unita la famiglia. Quindi c'era già un precedente. Qualche giorno prima, esattamente il 21 gennaio, quindi 3 giorni prima, lui era davanti alla scuola dei figli, aveva con sé il telefono della moglie. Riceve una telefonata sul telefono della moglie e nota che è il numero di quest'uomo, un signore tale Damiano. Damiano vede Michele a scuola, capisce che Elena è da sola a casa e quindi pensa di poterla chiamare liberamente. Perché il numero di telefono... Vede le chiamate... Perché il telefono c'è a Michele quasi sempre. E poi i messaggi che Damiano manda. Quello di Elena. In cui dice perché non rispondi, so che sei sola. Questi sono i messaggi veri, eh? Lui si rende conto che la moglie ha, diciamo, delle frequentazioni, ancora non ha tutto sbagliato in che termini e fino a che punto, però si rende conto che la moglie non è più sotto il suo controllo, che ha una vita relazionale parallela. Quando ti sfugge dal controllo queste persone è sempre quella la base dei vari femminicidi. Geloso, ma chiaramente non trovando la moglie ipotizzò che guarda la cicchettina, quello che a suo avviso la stava perseguitando. Pronto? Damiano, sono Michele. Ciao. Non ti fai vedere più? No, come faccio? Come fai? Non prima ho neanche ancora... Prima ti vedevo sempre, adesso non ti vedo più. Sì, com'è? Stai bene, sì? Lo sai che non stiamo bene, no io, no tu e tutti. E perché non stai bene tu? Che problemi hai? Dove sono stato coinvolto? Che problemi ho? Coinvolto. Ecco. Volevo parlare qualche volta con te quando hai tempo. Questo è dopo o prima? Ci organizziamo, magari parliamo. Anche davanti ai carabinieri, così siamo più tranquilli. Tanto non abbiamo... Hai paura di me? Hai paura di me, Damiano? No, assolutamente, ci mancherebbe. E perché l'hai importunata mia moglie, Damiano? Io non l'ho importunata. Questo è dopo. Come amicizia. Michele si comporta come un marito che desidera trovare sua moglie e che prima ipotizza un certo tipo di allontanamento perché trova gli abiti e poi, assurdo raga, che non la trova sotto casa, nessuno la trova, ipotizza che ci sia gente coinvolta in questo allontanamento. Ecco perché chiese di indagare anche su di lui, ma è normale, insomma, era l'ultimo a aver mandato tutti questi messaggi. Perché loro pensano sia stato Damiano. Grazie Martina per l'abbonamento con Prime, 6 mesi, grazie mille. Compare sul telefonino e di mia moglie. Grazie ancora. Vedi, lui qui sta accusando questa persona, capito? Accusano una persona. Loro hanno un numero di telefono a cui corrispondono 7-8 messaggi nell'arco della giornata prima che scomparisse mia moglie. Michele Buonincontri riferisce di aver incrociato la mattina della scomparsa una Volkswagen Golf che era abitualmente guidata da quest'uomo e ipotizza quindi che questo signore fosse andato a trovare la moglie mentre lui era a portare i bambini a scuola e che poi si fosse allontanato. Voi siete liberi tutti quanti di pensare quello che volete. Io la mia coscienza è stata pulita, l'ho detto lì e là. A Elena con un dito non l'ho mai toccata, mai, punto. Levatelo della testa, anche questo qua, levatelo che io non l'ho mai toccato con un dito. Sì. Ecco, e loro hanno verificato tutto. Quindi hai la coscienza a posto tu se l'hai posta coscienza. A postissimo, mi dispiace veramente di quello che è successo, mi dispiace veramente. Comunque, Damiano, sei stato un uomo di merda. Sarò stato un uomo di merda, ma penso che sono un uomo di merda, cosa vuoi dire? Ma so cosa? Perché io ho scritto ti voglio bene. No, perché me ne potevi parlare con me di quelle cose, Damiano. Nonostante che Buonincontri avesse suggerito chiaramente questa pista, si è escluso che l'uomo che aveva in corso la relazione con Elena Ceste potesse essere coinvolto nella sparizione. Perché immaginatevi lui che sa magari di aver fatto quello che fa, cioè queste cose ma sono quelle che perché vuoi poi fare cadere la colpa su quella persona che praticamente ti entrava in casa. Però secondo me, come diciamo spesso, è proprio il cervello che a un certo punto per difendersi, per sopravvivere, veramente si crea in testa delle realtà che non esiste. Comunque parlano, perché sono, invece che utilizzare il dialetto parlano l'italiano e magari non lo parlano in maniera corretta, ecco. Questo è. Sì. Comunque, come vi dicevo, non sono molto a cultura.
No, vabbè, questo non è dialetto amore di un paese, cioè, no, è che... dialetto è una cosa, non sapere ma l'italiano lui non un'altra. È di... Beh, se chi fa, se no, ma è merda. Sì, non è sì, ho capito, piemontese. C'è l'ignoranza. No, sì, dico, non... insomma, ma beh, non è che c'entri di male così, cioè, non era molto culturato. L'uomo aveva un'attività lavorativa che gli aveva dato per quella giornata, per quella mattina, un alibi granitico. Quindi era lì, inutile che... Non può essere stato lui. Quindi questo è 20 giorni dopo. Per Elena davvero un mistero. C'è il marito che ci ha fatto entrare nella sua casa, ci ha raccontato che cosa era successo la sera prima, la notte piena di incubi, di cattivi pensieri di questa donna, che gli ha anche raccontato di alcuni messaggi che erano arrivati. Elena, le dico di tornare a casa perché io l'amo tanto e insieme a me l'amano anche i figli. Pesante, eh? C'è una cosa interessante. La sorella della Ceste racconta di una telefonata che era intercorsa tra lei e sua sorella. E racconta che Elena le aveva detto che aveva problemi alla testa. Quando la sorella le aveva detto, ma tu hai mal di testa? Lei aveva detto, no, non riesco a spiegarmi che cosa ho. Ecco, questo era successo il 23 di gennaio. La sorella, io ho chiesto spiegazioni e lei non mi sa dare una spiegazione che Elena cosa di cosa si sia lamentata, hai capito? Mi dice solo che Elena diceva ho sbagliato, devo recuperare. Ma lei era in ansia perché aveva tradito il marito? Ho sbagliato, spiegami un po' cosa ha sbagliato. Michele, sicuramente hanno avuto una discussione perché lei si era confiata col parroco del paese. Il parroco del paese le aveva consigliato di dire la verità, di essere onesta, di trovare poi una soluzione. Sicuramente lei si è confidata col marito e lui non ci ha visto più. Cioè, penso che sia la soluzione più semplice, ma anche forse quella più reale. Grazie Claudi per la Sapo con Prime. Nei dettagli, grande. La sera prima della scomparsa di Elena Ceste si ricorda di questo delirio, così lo chiama lui, della moglie che si sente perseguitata da degli sconosciuti che continuano a mandarle dei messaggi che non la lasciano in pace. È che nell'ignoranza devi anche cavar fuori qualcosa. Il 23 e il 24 gennaio la moglie non stava bene, ovvero si lamentava di essere perseguitata, di gente che non la lasciava stare, di gente che sapeva delle cose di lei e che le avrebbero creato dei problemi, di gente che voleva portarla via da casa. Sentiva delle voci. Secondo me era l'ansia per il fatto che fosse questa relazione extraconiugale, e gente che sapeva di lei, che sapeva di questa relazione, di queste varie relazioni, che non voleva che finissero magari all'orecchio di suo marito. Questo ma allora, lo sbatti che aveva addosso lei, ragazzi. Un delirio magari, o comunque uno stato appunto confusionale, cioè questo non lo metto in dubbio. È quello che è successo dopo poi che non si sa. Cioè, che secondo me è comunque l'ansia che qualcuno scoprisse. Si è accumulato tutto. Comunque l'ansia di queste voci che ormai erano diffuse per il paese. Magari queste voci che intendevano proprio queste, sì, no? Certo. Delle persone che parlavano di lei. Ancora nessuna notizia di Elena Ceste, madre di quattro figli, scomparsa da Motta di Costigliole d'Asti. Ogni tanto frequentava Facebook, non so se abbia fatto delle conoscenze su Facebook che le abbiano portate in qualche tranello. Michele Buoninconti non si fida tanto degli inquirenti e quindi inizia a fare delle indagini per conto suo. Perché poi durante la notte a me mi ha detto di quella cosa lì, che ne aveva parlato con le cose, però lei parlava non riusciva a capirla bene, e mi ha detto che lei gli avevano dato un appuntamento in una cava. Io per questo sono andato a cercare nelle cave, ma gli avevano dato un appuntamento nelle cave, c'era uno in macchina e un altro che filmava, e ho detto ma cosa ti filmavano? Cioè sono comunque cose sconnesse. Le ho detto, sanno tutto, Giovanni, sanno tutto. Quindi lei è successo che è andata in una cava dove c'erano due persone.
aveva un appuntamento con questo qui che l'ha portata nella cava. E dice, dal baule è uscito un altro che filma, lei vedeva solo la lucina della telecamera, ha detto, perché era tutto buio intorno e non riusciva a vedere. Quindi è andata la notte, la sera. Ecco Giovanni, io quello pensavo che fosse frutto della sua immaginazione. Gli ho detto, Anna, ma come hai fatto alla sera come di fa andare? Come fa andare alla sera i bambini? Ecco, questo gli ho detto, Anna, ma come hai fatto ad andare? Io dov'ero? Ha detto, tu eri in servizio. Boninconti, quindi prima, ha descritto una crisi psicotica, cioè ha raccontato di pensieri ossessivi persecutori della Ceste e di atteggiamenti che sono riconducibili a un soggetto che sente delle voci. Non lo so. La sera prima basta dire che c'è sicuramente qualcuno che la tiene segregata, perché se non lei, madre di quattro figli, una brava madre, tornerebbe a casa dalla famiglia. Invece no, se non lo fa vuol dire che c'è qualcuno che la costringe da qualche parte a non poter tornare a casa, ecco. Sì, certo, Sacco, aveva un desiderio di fuggire. Sì, secondo me quello che dice Slave è vero, c'è appunto questa situazione comunque di essere una bolla, di fare questa vita, poi ovviamente ti ribelli, no? Esplode questa bolla a un certo punto e ovviamente lei non ha più, secondo me è arrivato a un punto che non riusciva più a gestire la cosa. Quindi il panico ti può far dire fare cose che tu non vuoi fare, non vuoi dire o non ti controlli. Però secondo me in quello stato poi di panico è successo qualcosa tra lei e il marito. Sì. Cioè non lo so. Allora, lui ha visto delle cose, boh. Non so ragazzi, perché quello che dicevo anche a Tony, dicevo, beh, però potrebbe essere veramente, cioè uno stato confusionale. A volte si sente delle persone che magari girano nude, c'è cioè questa cosa dello spogliarsi, cioè è vera, reale. Mm-hmm. Però non lo so, cioè veramente distaccarsi così dalla realtà a gennaio, cioè fino al giorno prima hai portato i bambini a scuola. Sì, boh, hai vissuto la tua vita normale, poi a un giorno dopo ti spogli la mattina a gennaio, vai via nuda, lasci gli occhiali e ti ritrovano in un canale di scolo. So, mi sembra un po' strano. Ma lì Elena mi ha detto cose che, come devo dire, lei era ricattata sui figli, su cose che avevano messo in giro. E sicuramente lì qualche setta, qualcosa, valla a capire cosa c'è sotto. Loro dice che vanno in cerca di sangue diciamo puro, quelle cose lì di persone brave. Io spero che non sia vera una situazione del genere. Ma la scomparsa di Elena Ceste è stato un caso sicuramente di interesse nazionale, forse non solo. Indubbiamente questo comportava una pressione notevole sugli inquirenti. Poi fu ritrovata 9 mesi dopo, raga. Le segnalazioni di Elena. Tanto. Ce n'è una in particolare a Torino. Ci sono delle immagini di Elena, di questa potenziale Elena, su un tram nella zona di Porta Palazzo, quindi vicino al mercato. E i genitori avevano sperato in particolare che potesse essere lei. Comunque a Torino aveva delle amicizie, ci sarebbe stato, diciamo, un motivo perché fosse venuta qui. Invece n'era. 9 mesi, sì, Phoenix. Io entro nella vicenda immediatamente dopo la scomparsa di Elena. I genitori ritenevano alquanto improbabile un allontanamento volontario, soprattutto nelle condizioni di nudità e di difficoltà che erano state descritte. Anche perché non va dimenticato che Elena senza gli occhiali non riusciva a muoversi e gli occhiali non li aveva con sé. È ovvio che sugli avvistamenti anche loro hanno cercato, forse più sperato che fosse effettivamente stata avvistata Elena. Era una speranza di ritrovarla in qualche modo ancora viva e di escludere l'ipotesi. Pronto? Ciao, sono Balocco. Ciao, Come va? Come vuoi che vada, va. Ogni giorno sempre peggio. Novità niente? Nessuna novità. Non riesco a capire dove sia andato a finire. È curioso, peraltro, che Michele Boninconti, in alcune intercettazioni telefoniche, dimostra curiosamente di essere piuttosto scettico sul fatto che poi sarebbe stata trovata la moglie.
Ascolta, quello Ferro vuole iniziare di nuovo le ricerche, però io credo che, come devo dire, se c'era qui l'avremmo trovata. Raga, non sono parole di una persona che vuole cercare sua moglie, queste, perdonami. Madonna. Dai. Ad andare in un certo posto. Scusate. Dopo tre mesi. Raga, dopo tre mesi. Cerca in tutti i modi di allontanare anche le ricerche da quella zona, ritenendo appunto che fosse una zona assolutamente improbabile, perché lì certamente Elena difficilmente sarebbe potuta arrivare, anche perché non c'era, diciamo, non era un luogo dove una persona in stato confusionale si sarebbe recata, verosimilmente. Quindi qui depistava anche, raga, eh? E allora che poi a un certo punto lei ascolta una persona. Ma tu si è messo a cercare a un certo punto lui, perché lui è vigile del fuoco. Sì, sì, però dico, a un certo punto gli inquirenti vanno dove vogliono, non è che ascoltano un marito. Certo, però se da quello che indica la intercettazione sembrerebbe una persona che non voglia più cercarla. Ah, sì, beh, sì, questo no, sì. Che poi loro non siano andati o meno. Che lui però ci prova, ma forse non ha capito che... Però mi pare che in alcune cose che ho letto, lui andasse a cercare in alcuni posti, andasse lui da solo a cercare. Sì, però... Dicendo, sono già andato io a vedere. Sì. Sì, però poi comunque non ti puoi fidare né in un'indagine. Certo. Grazie Jazz. Non ha sabato. Ah no, scusa. Ha fatto 5 trasmissioni consecutive, quindi grazie un cazzo, Jazz. Devi, era già buona, devi regalare, però grande che sei sempre qua, questo sì. Già nel corso delle indagini e delle ricerche della donna, ipotizzando che fosse ancora viva, qualche sospetto, qualche dubbio sul ruolo del marito c'era. C'era già. In virtù soprattutto delle condizioni nel suo racconto. Lui comunque ha fatto entrare tutti in casa. Giro in casa e ho detto, dove? Ho preso il suo telefonino e me lo so portato con me. Ho detto, può darsi che qualcuno chiama. E sono uscito con la macchina. Ce l'ha sempre comunque in mano il telefonino. Sempre avuto. Quando gli viene chiesto se aveva telefonato alla moglie, subito dopo che aveva scoperto la scomparsa, lui ha risposto agli inquirenti in modo infastidito e anche irridente, dicendo, ma non sono così stupido, il telefono ce l'avevo io, per cosa vado a telefonare a un telefono che ho in tasca? E ciò non di meno, gli inquirenti sapevano che c'erano 5 chiamate, perché le aveva fatte queste telefonate, ancorché senza risposte. E lui ha cercato di negarle queste. Che senso, chiamato? Cioè, si è autochiamato? Ma perché? Lui inizia a comportarsi in maniera assai anomala e ambigua. Tutte le ipotesi alternative che lui cercava di volta in volta di accreditare si sono rivelate completamente prive di fondamento. E non si potevano capire queste contraddizioni se non immaginando che avesse avuto nella scomparsa della donna un ruolo diverso da quello che raccontava. 6 mesi, raga. Poverina. Lei è la mamma di Elena. Come sta vivendo anche questa grande solidarietà, questa voglia di ritrovare Elena? Tanta voglia di ritrovare Elena, quello sì. Abbiamo proprio... Speriamo che se qualcuno la trattiene, che la lasci libera, che ce la mandi. Comunque è proprio raro dopo tanti mesi, anni, riesca... È mai successo, sì. Sì, ma neanche trovarla con il corpo, cioè neanche un po' di dignità. Grazie Anita per la salva con Prime. L'aspetto. Potrebbe essersi allontanata da sola, volontariamente. No, penso che non l'avrebbe mai fatto. Comunque, vediamo tantissimi casi con queste mamme che hanno una compostezza inimmaginabile. Cioè, davvero, anche Gloria Rosbo, cioè... Sì, sì. La madre era incredibile, la mamma di Gloria Rosbo. Non lo so, pazzesco. Mi fanno proprio impressione in senso positivo, dico, eh. Cioè, la forza che fai vedere fuori quando dentro stai morendo pure tu, mamma mia. I bambini, è legata ai suoi bambini. I suoi bambini, sì. E i bambini altrettanto a lei. C'era una prova che fosse stata uccisa, fosse morta o fosse stata uccisa. Il problema era
troviamo il cadavere o non troviamo il cadavere. Questo è il vero problema. L'alveo del rio Mersa era per l'appunto stato rinvenuto un cadavere. C'è quella pala meccanica. No, ragazzi. Bisognava capire a chi appartenessero si resti scheletrici, perché ragazzi, prima d'allora non avevamo nessuna cognizione, nessuna contezza, nessuna certezza che potessero essere di Elena, della signora Cesta. Raga, uno scheletro hanno tirato su, Il mio dubbio avvenne poi 24-48 ore più tardi con l'esame del DNA. Già di primo acchitto faceva intendere ad un fatto delittuoso piuttosto che un fatto accidentale. Ma com'è che fanno a capire da uno scheletro? Allora, qualcosa c'era di più dello scheletro qui. Ma non puoi neanche capire dalla posizione. Cioè, lo capisci un po' dalla posizione, ma dopo tutto quel tempo come fai anche dalla posizione? Come fai a capire che è stato un fatto delittuoso? Forse Fede lo sa. Cioè, come fanno a capire che sia stato delittuoso il fatto dallo scheletro? Ovviamente ci avranno le loro tecniche, ma lui dice subito probabilmente d'impatto. Non era completamente scheletro. Perché però, lui dice d'impatto. Probabilmente per come era posta. Però se guardi le intemperie, le cose, pioggia, vegetazione... Cioè, non capisco. È difficile. Non lo so. Alcuni non li lasciamo qui su Twitch, soprattutto quelli di crime, di questi programmi, perché c'è il copyright, quindi li dobbiamo togliere. Alcuni li carichiamo su YouTube, canale Tony Pence uguale, però non tutti riusciamo a caricare perché c'è il copyright. Quindi... No, secondo me è proprio qui su Twitch, che lì togliamo la pubblicazione. Perché c'è il copyright in generale, non vogliamo rischiare, ragazzi. Quindi annulliamo la pubblicazione una giornata dopo, stanno su una giornata praticamente. La cosa che comunque colpiva era la totale assenza di qualsiasi residuo di vestiario. Magliette, pantaloni, indumenti intimi. Né del resto si sono mai trovati gli occhiali che la donna avrebbe dovuto indossare, penso difficilmente se ne separasse visto la forte miopia che la affliggeva. I resti cadaverici erano in posizione prona e lo stadio trasformativo era quello della saponificazione, che si verifica quando il cadavere è immerso in liquidi a lentissimo scorrimento o in ambienti molto paludosi, tipo un intervallo compreso tra 6-8 settimane ed un anno. Era coerente con l'epoca di scomparsa. È per quello che hanno capito, è morta il giorno in cui è scomparsa. La donna lì è stata volontariamente portata, adagiata, deposta e lasciata lì. Quindi è oggettivamente questa cosa, L'unica possibilità compatibile, coerente con le risultanze dell'esame cadaverico, era una morte per asfissia, per soffocamento, avvenuta in un altro luogo senz'altro, perché immaginare una attività omicidiaria in quelle situazioni, in quella sede, in quel luogo con le caratteristiche, non è consentito. In effetti l'acqua era ferma. Sì. Poverino. Era più o meno come quella roba lì, Il corpo ritrovato in un canale di scolo sabato 18 ottobre. Saponificazione. Sì, c'è una DNA effettuati da un istituto specializzato fisico di Torino non lascerebbero dubbi. Sì, esattamente. Sicuro Sakura. Sì. Luciano? Che lei? Sono trovato un corpo, però non si sa niente. In avanzato stato di decomposizione. Scusa. Ma ragazzi, cioè, tu la prima cosa che chiedi Ma io la prima cosa che chiedo è:
Ma è un uomo, una donna, ma Elena, cioè tu la prima cosa che chiedi è in avanzato stato di Cioè, qua non c'entra neanche decomposizione, ma cosa l'ignoranza, amore, posso c'entra? dire, non c'entra neanche l'ignoranza, cioè qua proprio perché lui voleva accertarsi il fatto se potesse Certo, ma riconoscere dai, qua è o meno. palese, ragazzi, perché Questa è se un'altra roba anche palese, dopo 9 mesi, perdonatemi, ma cosa cazzo. vuol dire? Cioè, magari direi subito, ma Elena, ma Elena, Dai. ma Elena, ma chi è? Ma si vede, ma Uno ci hai che è trovato, cioè. agitato, che cerca la moglie dopo un anno, gli danno una notizia del Ma genere, in cazzo. avanzato, cioè non è mai riuscito a dire una parola con un senso È compiuto, riuscito a dire però per dire, avanzato ma in stato di. avanzato, che cioè, c'ho capito? Capito? Ma cazzo, dai, raga, dai, su questo però. Allora, io non so con precisione, ma con le tecnologie di oggi è possibile studiare e ricavare tanti indizi anche dallo scheletro. Comunque, posizione e decomposizione sono elementi molto importanti per decretare come e quando la persona è morta. Ok? Quindi la posizione per capire come. Se è stata adagiata o meno. Perché se tu ti. Ah, Magari se sì. tu ti suicidi. Cadi in certo Certo, sì, loro hanno modo. detto non è stato accidentale, Se non vieni è stato un appoggiata, suicidio, sì, vuol dire che eri probabilmente te morta ne rendi prima. conto. Però come mi hanno fatto arrivare all'asfissia perché non hanno visto altri segni? Non c'era. Magari non era proprio. Bisogna vedere com'è lo stato di Sì. saponificazione. Perché magari l'organo o Qualcosa qualcosa c'è c'è. dentro. Non è proprio completamente Certo. scheletro. E quindi entrando, non so, vedendo la morte cellulare dei polmoni, capisce se è stata asfissia. O magari, perché non so se ci siano più segni dopo in saponificazione sul collo, Appunto, magari come non dice lo Fede, so. che le tecnologie di oggi è possibile magari ricostruire Sì, anche. vai a vedere le cellule, non so, comunque secondo me qualcosa puoi fare adesso. In avanzato stato di decomposizione? Detto non sanno niente ancora. Dai. Perché il Buoninconti fa questa domanda? Perché Oh. ritiene di chiedere in quale stato di decomposizione fosse il corpo? Per sapere se avrebbe potuto Buoninconti era riconoscerla o un uomo di meno. fuoco. Sa Vigili del un fuoco po' di molto cose, spesso eh. entrano forzando Vanno, vedi, lui è un porte, vigile del fuoco, finestre, lui che sa in che. ambienti, in abitazioni, laddove No. vengono rinvenuti soggetti di cui non si ha più notizia da settimane o mesi addirittura. Un processo Certo. avanzato di putrefazione o di altro tipo, che sia saponificazione o altro, rende tecnicamente più difficile l'indagine medico-legale e le tracce si fanno sempre più tenui. Quindi lui sapeva anche questa cosa, Per avendola quello che ha portata chiesto, lì. No, essendo ma un anche la vigile, scelta di averla portata una lì. può Domanda che essere. lascia quantomeno perplessi, soprattutto se posta, Ok, Fede. soprattutto all'interlocutore, da un marito la cui consorte è scomparsa da 10 mesi o giù di lì. Dopo il ritrovamento del cadavere cambia formalmente che c'è una persona iscritta nel registro degli indagati, si procede per omicidio volontario e questa persona è appunto il marito Michele Buoninconti. Quel momento segna la fine della speranza per i genitori, i quali forse da quel momento iniziano anche a mutare in parte quelle che erano le convinzioni circa il comportamento di Michele. Hai capito, Tommaso? Noi in questo momento, come in tutte le indagini delicate, più c'è silenzio, meno ci sono, posso dire, polemiche, pettegolezzi in giro, più gli inquirenti riescono a fare bene il loro lavoro. Come hanno reagito i Elena, genitori di l'avviso di Elena? garanzia. L'avviso di garanzia. Perplessi. Ok. Grazie, Slay. Perplessi. Quindi fondamentalmente l'umidità ambientale ti tiene, ti mantiene in questo caso? Non si mummi. No. Sì, ti lascia in un limbo in realtà. Tra Però vedi, i la processi decomposizione. putrefattivi sono ostacolati dall'eccesso di umidità ambientale, quindi. Sì, ti lascia nel limbo, non sei proprio. Sei quasi. Sei più di là, il Sì. corpo è più decomposto che Che non, ma non no, riesce a però, decomporsi capito, bene. del tutto, sì. Capito. Increduli. Perplessi perché? Io il Sistemi perché, perplessi, anticorpi. non lo so. Lei mi ha chiesto come hanno Ecco. reagito e io le do la mia valutazione di come hanno reagito, perché non glielo so dire. I parenti di Buoninconti. No, la famiglia di Elena Ah. Cesse. Gli avvocati della L'hai Cesse. trovata.
esattamente nel posto dove si era andata a cercarla la sera stessa, dove era andato Michele con il cognato, con Danilo appunto, con quello che ho detto io, i vigili del fuoco, suoi no. colleghi, blocca pacificamente, un vigile del fuoco dirigeva lui le operazioni. Vediamo cosa dicono. Dirigeva lui le operazioni, quello che ho detto io prima. Quindi il frangente fu proprio Michele a dire di aver verificato e aver verificato personalmente il punto dove in realtà poi Elena basta, non sì, l'ha più trovata così. Ho capito, ma quello che mi sembra assurdo e surreale che e lui invece è stato così, come lui ho detto io. Che potrebbe benissimo essere coinvolto nel caso va a fare questo sopralluogo ai colleghi, dice qua non c'è niente, proprio dove ha lasciato il corpo, e nessuno poi torna a controllare. Cioè anche qua comunque c'è una bella belli errori, comunque. Visto? Alla fine lui è andato a controllare, era capo della di quella squadra per andare a fare le ricerche. Ma è comunque sbagliato, perché tu fai certo che sbagliato, tu non dovresti cioè, neanche puoi, più fare che fare le ricerche. Esatto, puoi aiutare, ma fino a un certo punto. Cioè devi, l'ultima parola la devi dare sempre a qualcun altro, non tu. Assolutamente. Processo post mortem che trasforma il tessuto adiposo in una sostanza cerosa chiamata adipocera. Questo me lo ricordo. Questo fenomeno trasformativo specializzato modifica il corpo, rendendolo viscido, untuoso e di colore biancastro, dovuto alla putrefazione. Lo ricordavo questo. Quindi diventi un po' bianco, appunto, ceroso, così. Sì, cremoso. Vabbè, già. Comunque. Dopo è stata trovata. Assurdo. Utilizzando gli altri componenti di quel gruppo nella ricerca in altre direzioni. Più di così cosa vuoi come prova? Entro a piedi giunti nella vicenda solo dopo il ritrovamento del cadavere di Elena. Quello è il primo momento in cui la famiglia sembra cambiare atteggiamento e metabolizzare forse Michele abbia avuto parte nella scomparsa di Elena. Per suffragare questa ipotesi è stato fatto un accertamento tecnico molto sofisticato. Dopo il ritrovamento del cadavere e quindi trovato il luogo del cadavere, la procura compie due atti investigativi fondamentali che sono le indagini sugli abiti di Elena, sui famosi abiti che erano stati abbandonati da Elena nel cortile e delle indagini sulle celle telefoniche del telefono di Michele Buoninconti. Assurda questa cosa delle immagini che si possono vedere, quello che ha fatto. E cioè si sono seguite le tracce che lascia il telefono cellulare. Si sa che poi ne ha due, il telefono cellulare aggancia delle celle nello spazio. E quindi si riesce a seguire il percorso di un telefono vedendo quali celle ha agganciato. Il percorso ricostruito tramite le celle agganciate dal telefono del Buoninconti tra le 8:40 fino a dopo le 9 porta a ritenere che Buoninconti effettivamente avesse fatto quel tragitto, andare fino a Rio Mersa e tornare. La cella più vicina lì. Pensa te. Dai allora. Queste indagini sostanzialmente non l'ha detto lui che è andato a Rio Mersa. Michele, sul luogo in cui è stato ritrovato il corpo di Elena. Pensa se avesse lasciato i telefoni a casa? Me lo fa vedere, sarebbe fastidio. Il maglione era in questo punto qua. Io cerco di prendere il maglione, nel mentre che prendo il maglione escono le ciabatte sotto, messe sfalsate. Una come se proprio lei stesse camminando. Guarda il teatro, raga. No, ma no, io non sopporto queste cose. Tirata via, erano rimaste quelle ciabatte sotto al maglione. Sugli indumenti, in particolare sui pantaloni e su una delle calze che appunto Buoninconti consegna ai carabinieri, c'è del terriccio, tracce abbastanza esigue. Terriccio che è compatibile col terriccio del Rio Mersa,
ma non è compatibile col terriccio dell'abitazione di Buoninconti dove dice di averle trovati. In più, il tipo di traccia non è una traccia da contatto diretto col terreno, ma verosimilmente una traccia da, diciamo, secondaria, cioè da trasferimento. Ah certo, quindi lui l'ha spogliata là per adagiarla, nel, per farla decomporre prima. No ragazzi, ma è come la Rosbock, che gli avevano tolto i vestiti per farla decomporre prima. Perché tra l'altro lo sapeva, no, lui dai vigili del fuoco lo sa. Sono tutti i brividi, raga. Lì... La freddezza di questa persona, no, di fare tutto questo e poi andare davanti alle telecamere e fare pure quello che ho visto, il maglione lì, sfalsato, che c'ha proprio la freddezza. La vedi queste persone come sono, la incredibili. L'ha spogliata lì e vuol dire che lui dopo ha raccolto i vestiti dopo, e quindi per contatto quel terriccio che c'è lì si è trasferito sui vestiti, perché è una traccia secondaria. I vestiti che lui dice che Elena aveva abbandonato in assurdo giardino. Raga, assurda sta roba. Cioè praticamente lui ha fatto tutta questa, cioè anche davanti alle telecamere, giornalisti, far entrare la gente, la chiamata, qualcuno ha denunciato una scomparsa di mia moglie. Ma che cazzo vuol dire? Vabbè, ma lo ricordo, cioè, poi in avanzato stato di composizione. Ho capito, ma io fai No, prima sì, il giorno, no, in cui, dico, il giorno in cui ha chiamato l'operatore stato. Non è del, che chiede, non che fa la domanda, amore. No, ma io sto dicendo, per me chiamata. La chiamata dell'apice è stato quando chiede se è stato. Sì, ma se tu colleghi poi i punti di composizione. Perché poi la cella, lui è andato lì a lasciare perché la cella si è agganciata. Ma sì, è tutto l'insieme. Infatti è stato condannato a 30 anni, però dico, è stato tutto l'incrocio dei dati, delle prove. Vabbè. Però. Sì, esatto, Amelie. Esattamente. No, vabbè. Però è insopportabile questa cosa. Quando lo vedi con un altro occhio. L'ipotesi qual è? Che chiaramente lui non li abbia recuperati, come ha detto, dal proprio giardino, in appoggiati, ma siano stati manipolati da lui quando ancora era nella fase immediatamente successiva all'occultamento. Quindi quello che racconta Buoninconti su questi indumenti non è assolutamente confermato dal dato. Poverino. Una vita di soffocamenti e poi... Qualcosa incominciava a muoversi. E devo dire che c'era abbastanza disagio nel dover passare il Natale tutti insieme. Mm-hmm. Ma anche con lui? Per i figli. I dubbi su Michele cominciavano a intensificarsi, ma nello stesso tempo i figli erano con lui e come tutti aiuto. Gli anni... Aiuto! Ora ha perso tutti, come sempre poi. Come poi effettivamente fece, di... trascorrere il Natale. Certo, perché i nonni avranno detto non lasciamoli da soli, quindi pure obbligati a stare con l'assassino della film. Della madre, su quale mamma, no, genitori figlio, della figlia, a fare sospetti sempre più pesanti. I figli saranno obbligati a stare con il padre ma assassino. I figli sicuramente non pensavano che magari potesse essere stato lui, i nonni sicuramente sì. Anche di Elisa pure, la cantante. Vero? Che è un singolo foto? 29 gennaio. Un anno dopo. Conti è stato arrestato. Il marito di Elena Ceste era indagato per omicidio volontario dallo scorso 24 di ottobre. Ora è accusato di omicidio volontario premeditato e di occultamento di cadavere. I carabinieri sono andati ad arrestare l'uomo nella sua casa di Motta di Castiglione mentre i quattro figli erano tutti a scuola. Era metà mattina, ci chiedono per favore di portare i nonni, quindi Lucia e Franco, alle scuole dei ragazzi, perché i ragazzi con un provvedimento provvisorio della procura erano stati affidati ai nonni. Mamma ragazzi, pensa anche ai ragazzi cosa pensano, no? L'immagine che conserverò anche a livello emotivo, che è stata una delle esperienze più toccanti, è certamente... il viaggio di ritorno da scuola a casa con Elisa. Sempre questo poi, tutti e due piangevano e nessuno ha detto una parola durante tutto il tragitto. Fino a quando siamo arrivati a casa non è stato detto nulla. Abbiamo fatto pranzo tutti insieme, cercando di spiegare ai ragazzi cosa stava succedendo. Anche lei è molto agitata. Beh, perché poi in questi casi comunque gli avvocati diventano veramente parte della famiglia, penso. Beh, a un certo cavolo. Punto, cioè, ma poi casi queste così, storie così, con queste dei ragazzi. Storie così grosse, che seguono casi veramente così importanti,
devi, sei a contatto veramente 24 ore su 24. Dopo proviamo a guardare dei figli, adesso c'è qualche notizia recente. Io avevo letto, mi pare, che loro non volessero più avere contatti con il padre. Credo che non abbiano proprio contatti e rapporti. Non so se tutti e quattro, ma dopo andiamo a controllare. E poi i ragazzi non avevano niente da vestire, siamo stati autorizzati ad entrare insieme al nonno Franco e abbiamo portato via i generi di prima necessità. Il nonno ci ha raccontato che qualche giorno dopo lui è tornato con i ragazzi, senza giornalisti, senza niente a casa, a prendere le cose, i libri di scuola, cose che gli mancavano. E non so chi dei ragazzi, insomma, lo ha visto stracarico di cose, quindi insomma, tante cose in mano. E quindi lui si è girato e ha detto, ma dove vai con tutte queste cose? E il ragazzo si è girato e gli ha detto, ma la cosa sarà lunga, quindi è meglio che io mi prenda tutto quello che posso. Questi ragazzi hanno perso improvvisamente la madre e dopo un anno di convivenza col padre hanno perso il padre e hanno ricominciato una nuova vita. Quindi penso ci fossero molti dubbi e anche delle paure su cosa sarebbe successo da lì in avanti. Ma poi voi pensate essere comunque come quando abbiamo visto il caso di della Roberta Ragusa? Eh sì. Cioè, pensate che voi magari appunto dovete poi convivere con vostro padre ed è vostro padre e tu penso che pensi a mille scenari diversi tranne quello che davvero tuo padre possa aver fatto una cosa del genere. Quindi pensa in cosa ti passa per la testa poi se sei adolescente, se sei un bambino, hai dei momenti magari di dubbi, dei momenti di certezze, dei momenti in cui dici no, vabbè mio padre non può essere stato, invece dei momenti in cui dici oddio se è veramente stato lui, cioè poi mamma quando mia, lo arrestano e tu ci hai vissuto un anno dopo la scomparsa di tua mamma, è un bel trauma che ti rimane, eh. Ciao Ro. Ciao Ro, grazie. Buon lavoro. Buon lavoro. Pagine di ordinanza con cui il GIP di Torino Giacomo Marson accusa Michele Buoninconti, vigile del fuoco di 44 anni, di aver ucciso la moglie Elena Ceste e di averne occultato il cadavere, c'è un uomo macerato da un odio covato da tempo. C'è un uomo che ora rischia l'ergastolo, visto il piano estremamente articolato, meditato e studiato, che gli è valso l'aggravante della premeditazione. Quindi poi perché lasciando la lì le accuse che le sono state mosse, lei ha accusato, allora glielo dico io, di aver ucciso sua moglie e di averne occultato il cadavere. Rispetto a queste accuse come si dichiara? Colpevole o innocente? Innocente. Lui sempre si è dichiarato innocente. Sì, sì, tuttora. Sono Giuseppe Marazzita, sono un avvocato penalista e dal 2015 assisto Michele Buoninconti. E io sono convinto dell'assoluta innocenza di Michele Buoninconti. Vediamo se dice. La domanda sul chi allora ha ucciso Elena Ceste, da parte mia riceve questa risposta. Nessuno. La mia tesi è che questa donna non sia stata uccisa e quindi non ci sia un assassino da cercare. Quindi com'è andato? Perché all'epoca ha dato lì lui? Dell'indagine mattina? Sulla scomparsa del Ceste, nel momento in cui Buoninconti è stato arrestato, sono stata nominata consulente della difesa come criminologa. Non c'è nulla a sostegno della ricostruzione della procura. Michele Buoninconti, che secondo la procura ha messo il cadavere in auto e non ci sono segni del trasporto. Grazie. Segni doveva fare, e poi appoggiare. Ha portato il cadavere al Rio Mersa, si è immerso nel Rio Mersa, o diciamo è sceso nel Rio Mersa, però non si è sporcato, non si è sporcato le mani e nemmeno i rovi lo hanno graffiato, non gli hanno graffiato le mani, non gli hanno graffiato il volto. Non c'è nessuna prova che Michele Buoninconti abbia tenuto un comportamento violento nei confronti della moglie, non c'è un DNA che lo lega con il luogo dell'omicidio, non c'è un DNA che lo lega con il corpo e anche nella sua macchina non sono state trovate tracce del terriccio che c'era in quella zona, ma dello stesso corpo della donna.
se Buoninconti non ha occultato, non ha ucciso, evidentemente. Quando sono tornato sessa, ma domando riguardo a che cosa? Non sapevo perché aiutaci in cerca degli altri. Ma io volevo sapere se si ha un modo per te l'aiuto in cerca sta gente. Perché mi sta girando verso gli altri, non ci ha mai visto. Ma ci è riuscito a preso chi l'ha fatto pregare e ce ne arrivo. Ma se ce ne arrivato questi messaggi, Elena che mi contatto con gli altri, ma è possibile che mi faceva, eh? Non si teneva una scuola per essa. Ma stava sempre il telefono in mano di Elena. Era chiaro di sé, per cui era convinto che Elena non potesse tradirlo, perché lui era bello, intelligente, era capace, era amorevole, dava tutto ai bambini e a Elena. Lui era bello, intelligente, amorevole. Bello, intelligente. Amorevole, dava tutto. E abbiamo la dichiarazione dei familiari, dei vicini, che dicono che Michele e Elena non discutevano mai, che Elena era felice. Io faccio questo di loro, che prende conto quando sono stupidi gli altri. Ma si può ridurre una disgrazia a una questione di sesso? Ma con quattro figli, con quattro figli, con altri due gravidanze che è riuscita, ma poteva avere mai problemi. Il discorso è cosa c'entra? Ma una persona rimane incinta anche con una volta, ma cosa c'è? Vabbè. Allora, è intelligenza questa, intelligenza. Allora, che io non voglio fermarmi, capito? Non voglio fermarmi all'apparenza, perché anch'io leggendo questa storia ho avuto anch'io i miei dubbi, raga, perché come ce lo spieghiamo allora, che tutte le tracce, non c'è nessuna traccia sulla macchina e tutto. Anch'io ho avuto i miei dubbi, e magari qualcuno ce n'ha ancora comunque, anche se lui è stato condannato, e penso davvero che sia l'unica spiegazione plausibile. Ma non voglio neanche fermarmi all'apparenza, cioè non dico è stato lui, perché comunque è un po' una persona un po' ignorante e fa questi discorsi. Mm-hmm. No, è stato lui, perché probabilmente magari in quel caso non è stato così ignorante come pensiamo noi. Invece non ci sono segni del trasporto, se l'ha soffocato non trovi certo tracce evidenti del corpo, o comunque con la macchina penso sia salita lei, quindi alcune sue tracce devi trovare anche per trasporto secondario. Sì, lei era pulita, esatto, era pulita, si era appena uscita dalla doccia completamente. Beh, questa è un'ipotesi, non è certo. E però secondo le tracce hanno perquisito anche la casa. Sì, è sempre un'ipotesi, una ricostruzione. Non c'è. Poiché manca la prova che ci sia stato un omicidio sostanzialmente, noi la linea difensiva l'abbiamo innanzitutto attestata su questo fronte, cioè sull'evidenziare la mancanza della prova dal punto di vista di un'azione violenta sulla povera donna. Se non c'è un'azione violenta, se non c'è un omicidio, ovviamente non ci può essere un responsabile. Se mi si chiede, ma allora cosa è successo? Io ritengo che dal punto di vista delle prove che abbiamo, e le prove sono che è stata ritrovata nel rio Mersa, dove lui si è collegato con la cella telefonica a quell'orario, che non c'è nessuna traccia di violenza sul suo corpo, che il coccige è fratturato, che è denudata. Da questi elementi io traggo la conclusione che ha avuto un comportamento anomalo dovuto alla situazione psichica. Secondo me l'ha lanciata mattina giù. E su questo si è inserito una caduta testimoniata da quella. Per quello che non si è sporcato, non si è tagliato. Veramente, comunque qualcosa che ha lasciato la donna in quel luogo e che ne ha determinato la morte. Ma quella cella non lo spiega, sa spiegare la cella. Perché è andato lì quella mattina? Che cosa fa Elena? Si denuda, attraversa la strada principale che separa i campi da casa Ceste Buoninconti, in pochi secondi. Quindi non stupisce che in mezzo alla campagna non l'abbia vista nessuno. Non stupisce, perché erano le 8:15 e chi doveva accompagnare i bambini li aveva già portati a scuola.
Quindi è logico che nessuno l'abbia vista. Non si è denudata alle 8:15 di mattina in piazza Napoli. Si è denudata per strada, dico, cioè, in mezzo alla campagna. Nella campagna. In pratica, la Cessi, ma ci sono anche i contadini che lavorano. Sì, magari d'inverno non così tanto, però. Un luogo nascosto dove nascondersi ai suoi persecutori che la volevano portare via di casa. Perché? Lo dice lei. Perché a suo avviso non era una buona madre. Ma quale? Peraltro, il fatto che ci fosse un po' d'acqua e lei avesse i piedi in acqua ha favorito la morte per assideramento. In ogni caso, Elena che cosa fa? Si nasconde. Non lo so, raga. Ma scusatemi. Anche se è gennaio. Aspetta, ma quello c'è che... gente che sopravvive 24 ore dentro sì, un monte. Ma no, ma sai cos'è la cosa a cui penso? È mettiamo. Allora, di solitamente questi deliri durano magari, sì, è vero, alcune ore, ma secondo me a un certo punto tu ti riprendi, il tuo corpo ti dice, cazzo, ma sei in inverno a gennaio in un canale di scolo con l'acqua, cioè la tua testa dovrebbe fare... Scusa, quanto ci ha messo a morire di assiderare? Cioè, non si rende capito? Conto il corpo, istinto di sopravvivenza, il tuo istinto, sveglia. Cioè, tu ti stai certo, nascosta. Cazzo. Non è che ti... Cioè, dai. Quello che dicono loro è che lei si è voluta... Non era incastrata in un buco. No, quello che però poi... Che non poteva uscire dopo che se ne è accorta. No? Sì, esatto, non era incastrata. E quello che dico è... Voi non mi state dicendo che lei si è suicidata, che lei si è nascosta, ma secondo me a un certo punto, anche se veramente fosse in preda questo delirio sarebbe finito. Anzi, nel momento in cui tu entri nuda in un... Secondo me la... il contatto poi, capito, tra il freddo, via, capito, ti sveglia. Cioè ti sveglia, secondo me sarebbe stato impossibile non uscire per istinto di sopravvivenza, boh, non so. Ricordo che... Cioè, non eri in preda a questo stato confusionale, sei caduta in un burrone e quindi magari sei morta, capito, certo. Senza possibilità di salvarti, non so, boh. Non aveva dormito, pertanto il delirio affatica. Quindi non ha dormito. Non aveva dormito, secondo il marito. Esatto. Mito ha un delirio che la affatica, quindi lei si addormenta. Per questo motivo non viene ritrovata rannicchiata, perché lei si è serenamente addormentata. Dopo e si è rotta il coccige intanto. Fine. Dopo che si è addormentata è caduta. È stata ritrovata lì dove lei si era... Ma se... Raga, fa un po' ridere. Scusa, è caduta da dove? Cioè, noi abbiamo visto quant'era il corso. Cioè, quella rivetta la fa lei con è arrivata passo. Lì, si è addormentata in piedi. O seduta di fianco al... E lei, addormentandosi, si è rotta il coccige. Cadendo. Sì. Ma se ti rompi il coccige ti svegli, cazzo, no? Ma ti pare che... Cioè, ma cos'è che è, cos'è, no, negata, raga, dentro quei 2 centimetri d'acqua? No, raga, no. È veramente... No, questa mi sembra un po' una follia. No, dai. Ma lei è proprio convinta, invece? Sì, questo mi sa un po' di inside. Sì, infatti, capisco difesa. Io, appunto, sono la prima che... C'è mica... Sono sempre aperta. No, adesso ne stanno... Sì, sono ben d'accordo, sì. Se sì, sei mica... Ma so quello che dico, però. Perché non ne conosco altre. Comincerà il 1° luglio il processo a Michele Buoninconti, marito di Elena Ceste, unico indagato per omicidio premeditato e occultamento del cadavere della donna. La causa verrà celebrata con il rito abbreviato che, se accolto, diminuirà di un terzo la pena. Secondo l'accusa, sarebbe proprio Buoninconti il colpevole della morte della moglie e l'avrebbe poi nascosta a pochi chilometri da casa, proprio dove era stata ritrovata quasi per caso dopo mesi di ricerche. La premeditazione è stata utilizzata dal pubblico ministero per, diciamo, mettere una toppa a uno dei punti critici dell'ipotesi d'accusa, e cioè del come Michele Buoninconti in un quarto d'ora sia tornato a casa, abbia compiuto l'omicidio, abbia spogliato la moglie, l'ha scaricata, è tornato, si è pulito, comunque non si è sporcato, ha dato l'allarme ai vicini, ecco, tutto questo in un quarto d'ora. A 1 chilometro da casa in macchina, 2 chilometri. Si è detto che quel luogo era stato scelto con cura perché in quel luogo l'ultima pulizia del rio Mersa era stata effettuata nel 2004, quindi 10 anni prima la scomparsa di Elena.
era un posto isolato. Ah, lui lo conosceva. È un vigile del fuoco, questo non lo dicono. Risultava dagli atti che il Buoninconti avesse dei motivi per... C'era un movente. ...evitare l'omicidio della moglie. L'abitazione di Elena Ceste dista in linea d'aria dal rio Mersa forse un paio di chilometri. Quel tratto di rio Mersa, laddove il cadavere della donna fu rinvenuto, era perfettamente visibile quotidianamente dal balcone, dal terrazzo, dalla finestra del Buoninconti. Ah. E quindi il Buoninconti non ci credo. Quotidianamente osservava lo stato dove era cullato il cadavere della moglie. No, ragazzi, terrificante. Però io avevo un balcone da casa mia, Giampa. Io tenevo sotto a lui. Giampa, io tenevo sotto a lui. Si vede. Da casa mia si vede. No, raga, assurdo, Agghiacciante, 23 settembre 2015. Inizia il processo. Fermi qui. Sì, è vero, Amelie, No, è vero, come dice Amelie, che dice... No, allora, lei ha avuto delle relazioni, cioè ha provato che ha avuto delle relazioni extraconiugali. Ma il fatto che della gente... Ma sì, ma poi dico, tra le chat di Facebook, il telefono... Cioè, hanno comunque interrogato tutti, ovviamente, nel corso delle indagini, e avrebbero scoperto se qualcuno la perseguitava, cioè, a tal punto. Nel 2014, cioè... raga, non è che siamo nel 1983. No. Come va? Come sta il suo assistito? Sta come sta una persona, come dire, a cui è stata uccisa. Ma lui è quello intervistato nel documentario. Così grave. Stai. L'avvocato penalista è lui. 2015. Lui cambia molto anche fisicamente, si fa crescere. Mamma mia, sì. Diventa, diciamo, più consapevole di sé, diventa più sicuro di sé, più sprezzante. Ritiene addirittura di poter tranquillamente uscire da questa vicenda senza pagare nessun tipo di conseguenza. Non lo so, Slave. L'influenza dei media su questo processo non è stata sicuramente utile per Michele Buoninconti. Michele, ti sente rincuorato? Ti sente rincuorato? È difficile spiegare perché questa donna si... sarebbe denudata e si sarebbe allontanata, o in che modo sia caduto. Ma del resto anche dall'altro lato mancano prove. Però da un punto di vista mediatico è certamente più comprensibile, come dire, un'ipotesi più vendibile alla gran parte delle persone, il caso classico del marito che uccide la moglie. No, purtroppo è un caso, è proprio purtroppo perché è un caso classico. Quattro ragazzi che improvvisamente perde il controllo e si allontana. Però è fin troppo un caso classico. Succedono anche le cose improbabili. E certo, ma non è questo il caso, mi sembra. Seguire il timone della certezza e non quello della ipotesi più rassicurante. E neanche, e ai tempi neanche si parlava di femminicidio, c'erano proprio le prime volte, capito? Sì, sì. Cioè nel 2014 parlano di 10 anni fa. Quindi dico, non c'era neanche questo... clamore come adesso. Clamore, quindi magari dici io vado appunto subito a quello, no? Eppure... Michele Buoninconti sceglie il rito abbreviato condizionato al deposito di 2 consulenze e quindi sentiamo, come se fossimo a dibattimento, i consulenti in semicontraddittorio, uno dopo l'altro, sia i consulenti dell'accusa che i consulenti della difesa. No, non ci sono assolutamente dati che confermino una morte asfittica. Non è andata così, è morta di freddo. Abbiamo già prospettato un'ipotesi, che è quella di una morte asfittica, l'abbiamo ribadita, sarà poi il tribunale a valutare insieme a tutti gli altri elementi
di giudizio. Nient'altro. Loro due sono i medici. È già scritto nella consulenza. Nell'accusa. Cosa ha detto? La criminologa. Lui il medico legale dell'accusa. Dell'accusa, sì. La difesa... Ciao Nico, grazie, come sempre. Aspetti. Che lui buonanotte. Pare. L'uno. Sì. Che la donna si fosse allontanata in preda ad un fatto psicotico e quindi che fosse poi deceduta nel Rio Mersa o per assideramento o accidentalmente, quindi per annegamento. Io ero presente in primo grado come consulente. In pratica c'è stato un confronto tra me e i medici legali. Se alla causa di morte non si è potuti arrivare, avremmo dovuto invece analizzare tutte le altre risultanze per poi inferire la più probabile delle cause di morte. In questo caso giudiziario ci sono indagini sufficienti a inferire che la Ceste è morta per assideramento. Mentre la procura sostiene che è stata... Dopo essersi addormentata in certo. Pace. L'annegamento è da escludere per la poca portata del Rio Mersa. Cioè, ma dai! L'assideramento è da escludere perché la donna non aveva mai mostrato segni di squilibrio mentale, come del resto addirittura affermato dallo stesso Buoninconti in una intervista. Quello che dicevo io in una sera è cambiato tutto, ragazzi, no? Le persone hanno dei... Di strangolamento. Cioè, vedi dei dettagli prima di... Possibile. Che è un ossicino, l'unico osso, diciamo, del corpo umano che non è legato ad altre ossa, ma che è all'interno dei tessuti molli. Questo non è stato trovato. Cioè, io capisco, allora, gli attacchi di panico, il disturbo psicotico, sono anche cose che ti vengono all'improvviso. Ma devi avere, secondo me, cioè devi dare dei segnali prima, certo. Capito? Non puoi una mattina svegliarti e andare in giro nuda. Certo. No, non stai prendendo psicofarmaci, non sei sotto cure mediche, cioè non c'è niente, capito? Certo, certo. L'unica cosa che dico, guarda, l'unica cosa che posso pensare se mi dicono morte accidentale, sapete qual è? Che lei è scappata per paura dai campi. Capito? Cioè, se io penso lei nuda che scappa è perché lui magari voleva farle qualcosa, quindi estigazione comunque, capito? Ah, che magari uscita dalla doccia lei si è liberata, cioè, e scappata dentro. Se devo, se beh, proprio devo pensare a una morte accidentale, tra virgolette, capito? Sì. E lei si è frattutto il coccige e lei è caduta, avrà sbattuto la testa, magari svieni e anneghi, cioè anneghi anche se è poca l'acqua, muori di assideramento. E muori di assideramento perché fa freddo. È l'unica cosa davvero, ragazzi, a cui posso pensare, ma lì comunque sarebbe stata allora portata, sì, sì. Perché lei è scappata per difendersi, quello che mi può venire in mente. Può essere, sai, può essere. L'unica frattura in realtà c'è una frattura dell'osso sacro, quindi una frattura che in genere si verifica quando una persona cade, ma cade da sveglia. Avendo concluso per una morte asfittica, ahimè, mancava proprio il collo con i suoi componenti, tra cui l'osso ioide, ma... voglio dire, la giurisprudenza non è avara di condanne per omicidio in assenza non già di una causa di morte, ma in assenza del cadavere. Tra le quattro udienze il processo di primo grado si conclude. È stato molto breve, è rito abbreviato. È arrivata la sentenza per l'omicidio di Elena Ceste, dunque Michele Buoninconti è stato condannato al massimo della pena, 30 anni. Michele! Si è escluso il rapimento volontario, vero. Si è escluso il rapimento, i movimenti del marito e le contraddizioni vistose nel suo racconto lo indicano come l'unico possibile autore dell'omicidio. Famiglia, avvocato, ci racconti. La famiglia è
contenta, però con una grande delusione nel cuore, perché è la conferma che Elena è morta per mano di Michele, quindi questo ha fatto molto male. La prima volta si è detto sì, chiaramente questo. Certo, certo, quindi contenti sotto un certo punto di vista, perché giustizia è fatta, ma provati, perché questa consapevolezza è pesante da sopportare e da portare a casa i ragazzi adesso. Vi siete abbracciati, cosa le hanno detto subito? Erano assolutamente provati, si sono messi a piangere, si sono commosse. Il loro pensiero penso sia andato direttamente ai bambini che sono a casa e che devono incontrare tra poco. E dirgli come è andata a finire. Il loro papà è... Aiuto. Che situazioni, raga. È stato condannato a 30 anni in via definitiva. 30 anni di reclusione sono l'esito di un'accusa che prevede l'omicidio volontario del coniuge con l'aggravante della premeditazione e naturalmente l'occultamento di cadavere. Michele Buoninconti, l'ho incontrato in molte occasioni, ultimamente lo sento telefonicamente. È una persona comunque che non si è arresa all'idea di essere in carcere, però diciamo se n'è fatta una ragione. Quindi lui sta studiando, cerca di avere contatti perlomeno con i figli, ma chiaramente sono dei rapporti difficili, perché poi chiaramente i figli... Ai figli è stata raccontata la verità ufficiale, come inevitabile che accade, e quindi si capisce che il rapporto col padre è fortemente incrinato, compromesso dalla vicenda processuale. Quanti anni aveva Elena Chester? 37, 38. Si poteva percepire che qualcosa non funzionava. Si poteva percepire che i comportamenti di Buoninconti erano comportamenti di un uomo prevaricatore e che questa donna era effettivamente massacrata. Mamma mia, psicologicamente. Non aveva gli strumenti. Si è trovata lei degli strumenti per fuggire, ma che le permettevano di fuggire temporaneamente e poi ritornare lì. Non risolveva il problema così. Certo. Perché non aveva i mezzi per farlo. Era ciò che le permetteva di avere l'attimo di respiro per poi continuare a vivere... Soffocata. Cioè, brutto dirlo, ma è così. Che forse non era quella che lei voleva. La storia di Elena mi ha colpito profondamente perché era una donna che ci ha creduto fino in fondo in quest'uomo. Ci ha creduto fino all'ultimo e non credeva certo di essere in pericolo a questi livelli. Ecco, Elena non si è accorta che Michele stava progettando di ammazzarla. Non se n'è accorta. Lui è stato abilissimo a non modificare il suo comportamento. Nonostante la scoperta magari di relazione extraconiuga. Di fare la fine che ha fatto, che quello fosse l'ultimo giorno della sua vita. Poi quando vedi i genitori mi viene una roba. Questa è la sensazione che mi ha lasciato, che lei quantomeno nell'ultimo anno è sempre stata in grave pericolo e probabilmente se n'è anche resa conto. Il 17 maggio 2018, come vi dicevo, la Cassazione ha confermato la condanna. Nel 2015 il Tribunale dei Minori di Torino ha tolto la potestà genitoriale a Michele Buoninconti. Adesso andiamo a vedere dei ragazzi. Cioè, i quattro figli sono stati affidati ai nonni materni. Aiuto, poi questo sfondo del fiume. Sì, no ragazzi, la sua è stata una violenza silenziosa ma sempre costante secondo me all'interno del matrimonio, violenza psicologica, ma qui secondo me c'era anche molta violenza dal punto di vista economico, perché per quello che vi raccontavo, ed è forse quella più difficile
da coglierne le conseguenze, ma è letale anche quella, secondo me, perché ti toglie la libertà fondamentalmente. Quindi lei, mamma, non lavorava perché con quattro figli accudiva la casa e tutto, e non poteva neanche andare dal parrucchiere a tagliarsi i capelli, quindi ti tolgo i soldi, tu non puoi fare nulla, nulla. Addirittura le vedevo dei video sì, quella più brutta, in cui spiegavano, ragazzi, in cui spiegavano che lui, per dire, sospendeva ogni estate sospendeva l'assicurazione della macchina, perché tanto diceva, tanto cosa ti serve a fare, durante l'anno la usi per andare a accompagnare i figli a scuola e poi d'estate non serve, cioè capite dove Beh, si arriva quella roba lì, è... c'era un controllo, c'era un controllo, sì, c'era completo, un controllo totale su di lei, lei non molto c'era timida, violenza fisica, ma c'era un controllo No, avrebbe voluto alzare la voce ma non poteva farlo e si sfogava così con questo, magari raccontava a questi amanti di questa vita, sì, e loro stessi poi, una volta che arrivava lui a scoprirlo, si spaventavano e si ritraevano, e lei rimaneva sempre in questo cono d'ombra, no? Dove non riusciva più a uscire. Questo è stato. Comunque sì, Marti, anche a me, guarda, mi lascia molta tristezza. Non lo so, gli ultimi casi che stiamo trattando, anche quello di Gloria, sì, non lo so, mi sembrano veramente molto simile il carattere, comunque. Sì, esatto, poi delle vittime davvero molto sole, senza strumenti per affrontare quello che stavano vivendo. Non so, mi lasciano proprio un senso di tenerezza quasi verso queste, non lo so. Poi certo, una violenza psicologica a tutti, comunque, quando ci troviamo in mezzo non sappiamo, non la riconosciamo neanche forse. Però ecco, i tempi poi 10 anni fa era ancora peggio. Quindi sì, esatto, Gio, esattamente. Non lascia segni sulla pelle, ma è forse più devastante. Comunque, grazie ragazzi per aver seguito con noi il caso. Diciamo, non credo ci siano grossi dubbi. Sì, alcune cose forse non si possono spiegare in modo certo, perché senza una confessione tu puoi fare delle ricostruzioni, ma vaghi sempre un po' nel buio, no? Quanto pare lui è convinto della sua innocenza, e quindi non sapremo, cioè, sappiamo la verità processuale. Certo. Però non è che l'hanno condannato a caso. Vediamo un attimo, controllo un attimo il fatto dei figli, vediamo se trovo qualche news. Poi non ho capito se sono 30 anni, comunque non ha l'ergastolo, no, a 30 no, anni, a 30 quindi anni. Quella solita cosa del se ti comporti bene, la riduzione della pena, quelle cose lì, immagino. Ah, guarda, la figlia di Elena Cesse mi sa che ha rilasciato un'intervista, ha compiuto 18 anni. Vediamo. La figlia più grande di Elena Cesse, uccisa nel 2014, ha scritto un toccante messaggio dedicato ai suoi nonni, coloro che sono presi cura di lei e dei fratellini a seguito della scomparsa della madre. Quanto le assomiglia? Beh, anche a lui, Assomiglia a lui. È lei. Non so se vedete. Non si vede, devi togliere luminosità. Ah, aspetta. Sul telefono. Si vede poco, comunque. Vabbè, ma sfocata, la trovate, perché vi ha il fuoco su di noi. Quindi è però questo articolo di quando è, volevo capire quando avesse 4 anni fa la figlia maggiore aveva 19 anni. Mica, quindi erano piccolissimi quando è successo. Lei aveva 9 anni. Sì, piccoli. Sì, cioè, se ne ha 23 adesso, 24, 23. Ah, guardate, vi leggo cosa scriveva 4 anni fa. Ah, ok, Gio. Mi sa, forse sì. Cosa? Detto abbreviato non si possono avere sconti di pena per buona condotta. Ah, sì? Siamo sicuri? Beh, Fede lo sa. Ho compiuto 19 anni, ho conseguito il diploma. Se chiuso così il mio percorso di studi, ora sono pronta a entrare a far parte del mondo del lavoro. Proprio come ho sempre detto, per poter essere d'aiuto economicamente ai nonni per la nostra crescita. Da qualche mese lavoro presso un'azienda albanese con impegno, imparando sempre cose nuove. Mio fratello R, 17 anni, perché 4 anni fa era minorenne ancora, frequenta la quarta superiore. Oltre ad avere ottimi risultati a scuola, riesce anche a dedicarsi alla sua passione, giocare a calcio.
Mio fratello G, 15 anni, frequenta l'istituto tecnico e nel tempo libero è attivo nel gruppo dell'oratorio. La mia piccola sorellina, quindi due maschi e due femmine, A, 12 anni, ha iniziato a frequentare la scuola media. Posso dire che siamo tutti e quattro cresciuti con la consapevolezza ogni giorno dei nostri impegni e del nostro futuro, e tutto questo grazie ai nostri super nonni che continuano quotidianamente a prendersi cura di me, dedicandoci affetto e amore profondo, tenendo unita la nostra famiglia. Sono loro gli artefici di questo miracolo di unità. Con il loro impegno e grandi sacrifici e rinunce hanno creato un forte legame diventato ancora più solido, che ci ha aiutato a superare difficoltà e momenti tristi, e noi saremo grati per tutta la vita. Che lavoro hanno fatto i nonni. Mamma mia, ragazzi. Mamma mia. Quindi, insomma, abbiamo sicuramente la certezza che sono cresciuti con amore. Certo. Comunque. Matti, io penso che ci sia una verità processuale e che non vada tanto lontano da quello che penso io. Cioè, riguardando i fatti, mi sembra un po' strano che sia morta per assideramento, sia addormentata in piedi che su nel canale. Mi sembra un po' tutto un po' troppo assurdo. Ma secondo me in questo caso non ci sono dei grandi errori, ovviamente ci sono dei processi che sbagliano, ma in questo caso... Secondo me questo non è il caso, mio parere. Vedendo la storia, penso questo. Bello questo pensiero di Elena Cesse. E, molto bello. Quindi, ragazzi, ecco, possiamo pensare che sicuramente lo sono, adesso saranno ancora più grandi. Sì. Insomma, che dire, signori? È stato un bel pensiero questo qui che ha scritto la figlia. Vogliamo andare alla conclusione? Sì, concludiamo. Per quanto riguarda l'inizio della live, che vi ho detto quella cosa lì, domani alle 18.30 è quello che pensate voi. Quindi non sto qua a dire i titoli perché non è il momento, mi piace poi. Sembra studio aperto, che prima dice una... Vabbè, domani venite. Comunque domani 18.30 venite perché c'è quello che pensate voi che avete detto voi in live, all'inizio della live, quindi... Esiste la parte 2 di quel reality, domani lo vedremo 18.30 per chi è interessato. Poi per il resto ci vediamo anche comunque domani alle 21.20 perché c'è Belve, sì. E lo vediamo in live. Sì. Quindi ci vediamo domani, ragazzi, grazie mille. LOL domani lo giriamo, quindi le ultime le ultime due, la finale uscirà penso ancora domenica sul canale o sabato prima domenica possibile. Sì. Comunque grazie ragazzi per essere passati, per le sub come sempre, per il supporto, per tutto quello che fate per noi e per essere sempre attivi. Seguiteci ovunque, mi raccomando, così siete aggiornati. Quindi ci vediamo domani 18.30. Buonanotte ragazzi. Buonanotte, risaluto anche il moderatore, Benico andato a dormire, Andre è passato alla fine di nuovo. Grazie. Sono già andato via, grazie a tutti. E grazie ancora, grazie a tutti, Lady, Martina, Matti, Fenix. Ah, Amelie, e la prossima Joe. Mercoledì, giusto per aggiornarvi sulla crime, mercoledì faremo il caso del Ponte Morandi di Genova, quindi so anche che quello sarà un'altra cosa molto impegnativa, però lo volevo affrontare. Quindi sì, faremo quella vicenda lì insieme. Va bene signori, buonanotte e a domani 18.30, mi raccomando, presenti. Va bene? Un bacione. Grazie. Notte, grazie ancora. Grazie raga, grazie mille davvero. Fate bravi, dormite bene ragazzi.